Uno screzio col cane, un conflitto di interessi, un pri pro quo, un pro qui, non so come si dice. Fatto sta che ho vinto io. Bestiacci, bentornati in questa incredibile e tardiva serata. Su Fallout 3, la serie estiva, estate nucleare, si ritorna con la malinconia, si ritorna con il ricordo dei tempi che furono, il videogioco plasmato sotto quella che è l'esperienza Bethesda, che ormai non esiste più e che dobbiamo fargli ciao ciao con la manina. E vi abbiamo mentito, e voi lo sapete che lo facciamo spesso. Perché noi vi addestriamo alla vita. Vi abbiamo mentito, abbiamo detto che avremmo dovuto portare scusate, The Elder Scroll online, ma non lo faremo, non lo porteremo, non lo porteremo perché non lo porteremo, perché abbiamo altro in mente. C'è un altro giochino interessante. Non so se Andrea ha già messo la programmazione di questa settimana, non lo so. L'hai già fatto, Andrea? 2 minuti di ritardo, sì. Basta poco, ragazzi, 2 minuti di ritardo, che sono gli stessi minuti di ritardo che ho io in generale. Ciao, l'hai già fatto? Yes? Ok, perfetto. Quindi sapete già che cosa porteremo venerdì, giovedì, giovedì o venerdì, giovedì, lo sapete già? Non lo sapete? Bene, perfetto. Non ve lo dico. Se lo volete scoprire, andate su Discord e lì troverete la risposta alle vostre domande. Utilizzate Discord, per l'amor del cielo! E tra l'altro, solitamente dopo la live c'è un podcastino interessante fatto dal nostro Bubbolo e il suo compagno Claudio, compagno nel senso compagno d'avventura, poi non so se se lo buttano in culo, cioè, vabbè, avete capito. E fate voi, andate a vedere. E altra cosa interessante è l'utilizzo dei punti canale. Utilizzate i punti canale, perché con i punti canale o canale in inglese. Per chi non fosse avvezzo, ecco, alla lingua estera, servono per interagire con noi e guadagnare i giochi del mese. Guadagnare, perché è una questione di guadagno, ragazzi. Intanto vi saluto. Il Pera, grazie mille, Rotu Valhalla, Gian, Moody, Lady Metal, Don Gin, Gianji, Pietro, Guerriero, Sigoppio. Pietro di nuovo, ha 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 ha. Non so chi sia, però sembra un nome divertente. Garold, Emanuel, Massimo, proprio si chiama ha 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 ha. Matt, Kowalski, Gaia, The Pale School, Sara, Sikov, incredibile. Poi c'era qualcuno di nuovo, ma non va più un cazzo, non va. Aspetta, ok, non mi funziona più Streamlabs, attenzione, mi vedete? Sì, mi vedete. Grimilde, Comorbidi, ma fide. Ma come si fa? Come si fa? Come si pretende? Kodiak, Cestino, Matt, Leonard, I Am Dream, Asciuga Manuel, Adelaide, ultimo ma non ultimo, Gringo. Ciao, un enorme e lungo ciao anche a te. A voi. Grazie il Seba per i 120. Buona. Qualcuno di voi mi ha chiesto su Instagram, ma la spada che hai fotografato alla cosa delle torture, al museo delle torture. L'hai comprata, l'hai acquistata? Intendete la spada del boia? Ovvio che no, ragazzi, perché è una spada del boia vero. È orco boia. Quella spada lì non era in vendita, altrimenti l'avrei acquistata al posto di quella che ho comprato. Non che quella che ho comprato mi faccia cagare, però quella è una spada del boia. Cioè, non è che c'è tanta scelta. La peculiarità della spada del boia è che non ha la punta. È quadrata, è piatta e quadrata, perché serve a tagliare, a mozzare, a recidere. Membri e teste. Meraviglia, meraviglia. Lo studio dietro all'esecuzione, dietro alla tortura, è uno studio peculiare che, insomma, anni e anni di tradizione hanno portato al manufatto italiano, all'opera d'arte, il manufatto quello vero. Allora, stasera, ragazzi, non so perché ci sia qui The Quarry. Stasera continuiamo Fallout, ma prima voglio farvi una fatidica domanda. Chi di voi utilizza Netflix? Ah sì, sto finendo di vedere quella cacata di Stranger Things, così siete contenti e non mi rompete i coglioni. Chi di voi utilizza Netflix? Io, cazzo, io, perfetto. Allora rispondete a questa semplice domanda. Ho notato questa cosa. Appunto, mentre stavo guardando Stranger Things, ho notato che c'era scritto, quando c'è la schermata di home, diciamo, tu puoi dare una valutazione, soprattutto se avete l'applicazione da televisione. Chi è? Grazie, Eima per l'uno, ciao bestiacci. Soprattutto se avete l'applicazione da televisione, c'è la possibilità di scegliere tre, diciamo, tre voti. Non mi piace, mi piace,
e adoro come terza opzione. E lì mi sono chiesto l'utilità di questa roba. Ragioniamo insieme. Se voi state guardando qualcosa e continuate a guardarla, beh, mi pare ovvio che vi stia piacendo, o no? O siete dei masochisti? Cioè, il mio ragionamento è se sto guardando una cosa vuol dire che mi sta piacendo e che di conseguenza non c'è bisogno di mettere mi piace o non mi piace. Se la guardo, mi piace. Se non la guardo e non fa views, non fa audience, toglila da Netflix. Oppure non ha funzionato, non fai la seconda stagione. Dovrebbe essere quello il loro metodo di giudizio. Perciò non capisco il senso di questa interazione con il cliente. L'altra mia preoccupazione è che evidentemente se l'hanno messo è perché c'è gente che effettivamente guarda qualcosa che non gli interessa, ma lo guarda solo e soltanto perché lo fanno gli altri o perché è discusso in quel momento quella serie televisiva particolare, ad esempio Stranger Things. Quindi mi sto ponendo diversi dubbi e diverse preoccupazioni. Perché mettere questi tre bottoni? È un mistero per me, ragazzi. Voi lo sapete? Non osare Dino. No, ragazzi, non ho oso. Oso è come se oso. Oso tantissimo. Ad ora, infatti, è parso strano. Ma dovrebbe essere una cosa più sì, mi piace. No, ma vi spiego perché, tralasciando il fatto che dare la scelta alla gente è sbagliato, vi spiego. Vi dico perché non, la gente non dovrebbe scegliere. Intanto, se mi metti la possibilità di schiacciare il tasto non mi piace, la gente schiaccerà il tasto non mi piace. Perché magari c'è quella puntata in 35 che ha visto che non gli è piaciuta perché è morto il personaggio che tanto si è affezionato e dice: "No, mi fa cagare tutta la serie." E ti mette non mi piace e quindi dà una falsa valutazione a un prodotto che per la quale ha usufruito tutto il tempo. Quindi in realtà è una cagata. E questi esemplari esistono, questi esemplari di Bonobo esistono, queste scimmie ci sono. E non vedo perché dargli la libertà di scegliere. Quindi no, non mi trovate d'accordo da questo punto di vista. Altra roba, non ha proprio senso. Non ha senso chiedere se ti piace una cosa che hai appena visto. È come andare al ristorante, ad esempio, un ristorante del pesce, che cazzo ne so, specializzato nel pesce, ti fa una bella scorpacciata di pesce, proprio bello pieno, esci con la pancia, ti devi aprire la patta perché devi respirare, respiri come zio Antonio. Quando stai uscendo, devi tirare sul braccio per far scendere il sangue al cuore perché non ne hai più. E arriva il cameriere così di lato. Allora, ti piace il pesce? Beh, direi di sì. Perché se rispondo no, non mi piace. La risposta del cameriere è allora che minchia ci fai qua? Giustamente, che cazzo sei venuto a mangiare in un ristorante di pesce se non ti piace il pesce? È la stessa identica roba. Per quale motivo tu dovresti guardarti Stranger Things e dire non mi piace se te lo stai guardando? Se non ti piace, smetti di guardarlo. O no? Ed ecco perché vi spiego il motivo per cui lo sto guardando nonostante non mi stia piacendo. È colpa vostra. Poi parliamo di Stranger Things. Non ho ancora finito l'ultima puntata. Vi chiederò degli spoiler perché tanto non me ne frega un cazzo. L'ho quasi finita, mi mancano tipo gli ultimi 10 minuti. Ragazzi, insomma, per dire, su. Serve all'algoritmo per consigliarti roba simile. Omar, ma nessuno ha chiesto la verità. Tu non devi dire la verità. Tu devi dire sì o no, basta. Che cazzo? Infatti l'ho droppato dopo la prima stagione. E hai fatto bene, male, fatto male. Peggiore stagione è la quarta. Ma non è vero, non è vero. Un po', dipende dai gusti. Intanto iniziamo a giocare a Fallout, va? Dov'è che eravamo arrivati? Ah, già, abbiamo fatto esplodere Megaton. No, cosa succede qui? Dove mi trovo? C'è il pad attaccato? Yes. La terza è la peggiore. Ho detto dopo iniziamo a parlare di Stranger Things, ma è colpa mia che ho introdotto l'argomento, dovevo evitare. Vabbè, mannaggia, mannaggia, chi lei? Chi lei? Il tritone sul ditone. Roto Valhalla. Credo. Eccoci. Bethesda Software. A ZeniMax Media Company. ZeniMax, società che ormai è stata inglobata da Microsoft grazie ai miliardi. Io vi suggerisco di avere sempre dei miliardi a portata di mano, ragazzi. Il soldo fa
La persona, il soldo rende migliori. Essere ricchi vuol dire avere opportunità. Essere ricchi vuol dire avere una vita agiata, vuol dire riuscire a farcela in generale. Siate ricchi, per l'amor del cielo, non siate poveri perché altrimenti guarda, io sono povero. Perfetto. Perfetto. Non dico di vergognarvi, però diciamo che non l'avete scelto voi, quindi chiudiamo un occhio. Oddio, c'è gente che sceglie di essere povera, tipo Andrea. Sta cadendo tutto qui. Pensate che per strada, ragazzi, quando stiamo camminando per strada io e Andrea ci fermano le vecchiette. Oh, poverino! E gli mettono un soldino in tasca ad Andrea. Non so, c'è questo istinto. Continuare dall'ultima partita salvata? Sì. Oh! Perdonatemi. Allora, Moriarty! È piaciuto il botto? Eccellente. Eccellente. Direi che gli è piaciuto. Quante persone moriranno stasera? Ma scopriamolo. No, loro non li uccido perché sono cattivi e bastardi dentro come me, quindi signor Burke. Mio Dio, che bellezza trascendentale, che luce Vi ricordate cosa è purificatrice. successo l'altra volta, vero? Lascia che mi riprenda. Sicuramente non vedi l'ora di riscuotere la tua Esatto, i ricompensa. miei soldi. Mi è stato chiesto di invitarti a vivere alla Torre di Tenpenny. Ecco la chiave e l'atto per la tua nuova suite. Ragazzi, abbiamo una È nuova all'ultimo casa. piano, prima porta a destra dall'ascensore. Goditi la tua nuova Anche se al sistemazione. doppio mento, O, lei mi sta se vuoi dare simpatico, un sir. tocco di vita a questo posto, parla con Lidia Montenegro di Boutique Le Chic. Che Twitch stanchezza. contestualizza, io non c'entro. Andiamo a parlare con Lidia. Sono spariti tutti. Oh! Ottimo. Baratto, armi pesanti, armi energia, esplosivi. Abbiamo quanti punti? 13 punti in più. Perché 13? È abbastanza spaventoso, è abbastanza... Porta un po' sfiga il numero 13, no? Allora, io direi di portare armi leggere a 30, direi di portare baratto a 30, no, 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 baratto a 30 è un po' troppo, facciamo baratto a 28, con gli altri 9 punti rimasti facciamo 25, dai, no, era già a 26, allora facciamo 28, diamoci altri 2 punticini a scasso, facciamo 40 a scasso, fangulo, mettiamo un pochino di... anche riparo non sarebbe male, l'abilità di riparare consente la manutenzione di qualsiasi arma o attrezzo, inoltre maggiore sarà l'abilità riparazione, migliori saranno le condizioni di partenza di qualsiasi arma personalizzata, incredibile, incredibile. Armi da mischia siamo già a 50. Medicina, l'abilità determina il numero di punti ferita che recuperi usando lo Steam Pack. Facciamo questo, facciamo un po' di medicina, facciamo medicina 25, dai, e gli ultimi 2 punticini li mettiamo. Una mischia e uno a eloquenza? No. No, no, non posso essere tutto, non posso essere. Cosa facciamo, ragazzi? Fai eloquenza? Eloquenza, sicuri? Arcano. Siete simpatici come un'unghia in cancrena. Scienza per hackerare. Basta. Siamo in un mondo post-atomico. E apocalittico anche. Che cazzo me ne frega di usare il computer? Il computer. A me che cazzo me ne frega usare il computer? Perché così posso comandare i robottoni? Non mi interessa. Facciamo riparazioni? Ma c'ho 11 punti, non lo recupero più. Ciò che è basso rimane basso. Non si alzerà mai. È la stessa roba che hanno detto il dottore. Ah, vabbè, non, basta. Stamina? Ma come stamina? Ma che state... Non devo smettere di leggervi. Fai medicina. Quanto ho di medicina? Giusto, facciamo medicina. Oh, abbiamo sbloccato anche Donnaiolo, bambino dentro, l'abilità extra bambino dentro, l'abilità extra bambino. Aumenta molto le tue interazioni con i bambini. Attenzione, di solito nella forma di scelte di dialogo uniche. Grazie che l'ha specificato in che modo ci aumenta l'abilità con i bambini, perché altrimenti era abbastanza effettivamente. Quindi abbiamo Donnaiolo sopra, dove ci aumenta il danno percentuale ai personaggi di sesso femminile. E poi sotto la Bethesda decidi di metterci anche bambino dentro, l'opzione che ci aumenta l'interazione con i bambini. Ora, Bethesda, che cazzo succede? E poi sotto c'è Furfante e Pugno di Ferro. Iron Fist. Per ogni grado di abilità extra, Pugno di Ferro acquistato riceverà un bonus di 5 punti per danno disarmato. No, non lo faccio.
C'è un addestramento intensivo? Che ci dà una special in più? Possiamo... anzi no. Unità furfante potrà influenzare la gente con la furbizia. Ciascun grado acquisito aumenta di 5 punti l'abilità eloquenza e barato. Minchia. Non è male, C'è un furfante, va. Ma sì. Anche se ho poco in eloquenza. Esploriamo di qua. Tra l'altro, cosa dobbiamo fare? Allora, missione. Ah, guida la zona contaminata. Direi che Moira, ecco, non c'è più, è rimasta soltanto cenere di lei. Seguendo le sue orme, trova Galaxy New Radio. Aiuta i rinnegati, indaga sulla comunicazione. Enter Asemode Monde nel pit e sapori locali. Perlustra la barca da fiume. Io direi di fare seguendo le sue orme. Andiamo a Galaxy New Radio, che tra l'altro quanto dista, dove sta? E non sono in grado. Fermi! Orco, boia. Ah, però se andiamo al Super Duper Market... Andiamo a vedere prima il nuovo appartamento, va? Poi facciamo quello che dobbiamo fare. Ha detto l'ascensore a destra. Grazie ancora per aver aperto la strada verso... Sapore locale di Sea Horror, ok, grazie. Aspetta che salvo la partita nel mentre. Autumn. Yes. Ha detto dopo l'ascensore a destra. Mi sono già perso, ragazzi. Ascetico, guardate che bellezza liminale. Minimal, direi, non ci sono neanche gli specchi. Qua ti lavi i denti o la faccia, qua ti lavi il resto del corpo, qua ti lavi la faccia ancora. E se dipende, a volte, perché no, ci fai anche una sorsata. D'altronde, ragazzi, noi veniamo da un'era dopo le guerre atomiche, non sappiamo più l'utilizzo degli oggetti, della mobilia prebellica. Di conseguenza, se vedo un water con dell'acqua dentro, la prima cosa che penso è berci, non pisciarci. Per Dio. Sì, questo ha una spada. Posso aiutarti in qualche modo? Ma voi dormite insieme? Cioè, non voglio giudicare, però... Ruba fermablocco di finanze, no, per l'amor del cielo. No, dove cazzo è casa mia? Ma perché sono... Ho qualcosa in gola, perdonatemi. Ma perché sono qui? Dove devo andare? Ah, ok, qua, aspetta. L'ascensore... Dove sta? Qua? Ha detto sulla destra, quindi esco dall'ascensore di qua. Questa? Ah! È questa? Sì. Oh, vedete? Non abbiamo bamboline. Ah no, ne abbiamo soltanto una. Cazzo. La nostra prima casa, ragazzi. Vedete che cosa comporta sterminare l'intera popolazione di Megaton? Siamo ricchi, dentro e fuori. Davvero piacevole fare la tua conoscenza. Godfrey! Lascia che mi presenti. Sono Godfrey, il tuo maggiordomo robot personale. Anche in Elden Ring ho sempre... Sono qui per pensare a te, eliminare la noia e renderti felice. Cosa posso fare? E renderti felice? Puoi rendermi felice? Puoi dirmi, raccontami una barzelletta. In guerra non combattiamo solo noi della nostra sponda, combattono anche quelli dell'altra sponda. Ma che cazzo c'ho in gola? Non fa ridere, stavo morendo. Ma ragazzi, ma voi, LGBTQ+, ma fatevi le due cazzo di risate, se no siete sempre tristi e depressi. Che vi si vuole bene in tutte le vostre forme, tutti i vostri colori. Però ridete un po' a mamma, eh? Siete così belli quando ridete. Mi fa male tutto, mi fa male. Dove posso comprare altre cose per la mia casa? Vorrei bere qualcosa. Certamente, signore, ecco. L'ha detto in modo un po'... ecco, un po' incazzato. Passivo-aggressivo. Vorrei un taglio di capelli. Certamente. Sono programmato per una moltitudine di tipi di acconciature. Se vuoi sceglierne una, sarei felice di riprodurla per te. Ah, questa è la nostra faccia? Beh. Sì, restiamo così, guarda. Dove posso comprare altre cose per la mia casa? Questo posto potrebbe anche andare, con qualche decorazione in più. Parla con Lidia Montenegro giù ancora al livello d'ingresso della torre. Attenzione. Ha una bella scelta di oggetti per abbellire il tuo spazio abitabile. Il mio spazio abitabile? Racconta un'altra barzelletta. Il mio emettitore di umore deve essere ricaricato.
Oddio, non mi ricordavo questa meraviglia, ragazzi, è vero. Questo qua è deve essere stato qualche errore durante come si chiama? Il doppiaggio. Non si capisce per quale motivo. Nella versione italiana cambia voce il personaggio. I robottoni, gli Andy di turno, cambiano voce. Che stronzata. Penserò io a riordinare in tua assenza. Non avevo il fucile in mano. Il guardaroba, ah, ci ha dato anche i vestiti. Vestito da passeggio prebellico e il cappello prebellico da passeggio. Bellicoso. Abbiamo anche una cassaforte con dentro del denaro prebellico, due tappi e una palla da baseball. E qua abbiamo un mappamondo, un mappa universo, come diceva quello là. Riposi, in pace. Qua si scende. Ah, possiamo direttamente scendere. Ah, minchia, ai. Ma non c'è il cesso in sta casa, ragazzi. Vabbè. Ah, abbiamo anche... abbiamo addirittura il nostro... Il nostro meraviglioso... balconcino privato. Possiamo giocare a fare Dio qui, con un fucile da cecco. Forse riusciamo... Ci arrivo? No, non me lo prende lo spav. Con un fucile da cecchino, ragazzi, potremmo divertirci a sparare a quel mercante laggiù. Non lo so. Non mi sento così sadico e così bastardo. Cioè, per carità, sarebbe bello replicare la scena di Sinderlist qua in questo momento, però direi di no, anche perché non ho il fucile appropriato. Andiamo via. Va bene, dai, uno sparo sui piedi, così, giusto al volo. Non ci arriva. Let's go. Allora, dobbiamo andare al nostro obiettivo, quindi di qua? Ah, di qua, aspetta. Ha detto bisogna andare dalla signora... Com'è che si chiama? Ciao, come cazzo c'è? Stava mangiando? Cosa c'è in bocca? Com'è che si chiama la tizia che ci vende le robe, ragazzi? Potete scriverlo in chat, tranquilli, non abbiate paura, non verrete bannati. Com'è che si chiama? Che non mi ricordo più. Lidia, ok. Lidia! Ma ci sono diverse Lidia. Mi serve un cognome così che possa capire. Un recapito. Ah, però. Il lusso dei bagni sporchi. Ah, però. C'è anche la versione femminile degli stessi bagni sporchi. Fenderly's Lounge. E questo qua? Wow. Signora, lei? Ciao. Ciao. Andrea. Ciao. Il mio benvenuto al Federalist Lounge. Sono Shakes. Qualcosa da bere? Odio i robot. Capisco, signore. Molto bene. Posso versarle un drink? Così li voglio. Stupidi e servili. Parlami di Alistair Tenpenny. E se li spodestiamo? È il signore della torre di... Sì, però non posso star qua veloce. Vabbè, è stato un piacere. Ciao. Posso rubare? Posso rubare. Posso attivare il computer della sala? Ah, perché volendo avrei potuto fare un puttanaio qui. New Urban Apparat. Vediamo cosa c'è qua. Ah, qua compriamo i vestiti. Però non c'è nessuno. E... Che cazzo ho preso? Oh, via, mollami. La fisica. Attenzione, c'è un po' di fisica anche qua. Complimenti, signorina. La vedo un po' scolorita. Ah no, serve 75 di scasso. Cazzo. Shit. Idea per non farsi derubare. Chiudere le porte a chiave. La butto lì. Ma mi serve la boutique. Dov'è la boutique? Qua, aspetta. Boutique Le Chic. Eccoci. Sono in servizio. Non posso parlare. Il capo Gustavo ti darà tutte le informazioni sulla sicurezza. Com'è stoico. Improntato al dovere. Ligio. Altra roba. Manomettilo e avremo un problema. Ascolta, avremo un problema se non lo manometto, fidati. No, ragazzi, mi vibra talmente tanto il capite? C'è il prepuzio che langue, non ce la faccio. Non vorrei fare un delirio, però è la nuova casa, non voglio farmi conoscere da subito, ecco. È lei la signorina Lidia?
Sì? Non, no. Residente di Tenpenny. Complimenti, comunque. Sì, sembra un futuro roseo il nostro, che ci si para davanti. Avrei potuto dormire, ma non c'è il letto in casa mia. In camera mia. Come si esce? Che capelli? Ehi. Vedete che professionalità? Così bisogna essere, ragazzi. Non si è mosso di un millimetro, come nulla fosse. Allora, siccome dormire non serve, a quanto pare, io direi di andare direttamente qua e andiamo al nostro obiettivo. Che? Ah, però. Granata a frammentazione. Ah! Munizioni, pistola cinese. Ah! Bene. Eccoci qua. Un po' di musica, che dite? Vediamo se si sente. Oh, è tornato. Sono tre cani. Oh, che bello. Non lo sentivo da una vita. Forse parlano di noi. Sentite? Soprattutto nel centro di DC. Se li incontri, stai alla larga. Si riesce a sentire, ragazzi? Tutto quello che hai e di certo non te lo chiederò. Ah, Andrea, quando parte la musica la spengo, tranquillo. Questi tizi accettano tutti i contratti che gli altri mercenari rifiutano. Per farla breve, sono disposti a tutto. Bello qui. Quindi fai attenzione. Bello. C'è gente lì. Grazie per l'ascolto, bambini. Sono tre cani. Bellissimo. Voi state ascoltando Galaxy News Radio. Si sente basso? Cazzo, no. E ora vi trasmetteremo un importante. Allora, qua c'è la metropolitana che dovrebbe portarci. Non mi ricordo un cazzo, non mi ricordo. Forse ci faceva sbucare dall'altra parte. Beh, comunque è interessante averla scoperta. Male non fa. Ma che bella zona, eh? Ah, si spa. I super mutanti. Hulk prima ancora che la Disney ci mettesse la mano sopra. Guardate, prima era così Hulk, poi è diventato quello che tutti conosciamo adesso. Si stanno sparando. Vi ho aiutati. Porca puttana. No, no, no. Fei, Boba, fei. La macchina esplode, è vero, mi ero dimenticato che la macchina esplode. Corri, idiota! Come si corre? No, non aprire, corri! Non corre, non corre, non apre! È la madonna! Bonnie, shh, shh, calmi, fermi. Scusate. Ho su Spotify mi ascolto tutte le canzoni di Fallout, ragazzi. Tutte le canzoni di Fallout, le canzoni che hanno usato su Fallout. È troppo bello. Però devo spegnerla, ragazzi, perché altrimenti canticchio e non andiamo più avanti. Ed è un momento tragico, anche se si abbina molto bene. Allora, aiuto. Quello che si serve. Acqua purificata. E un po' di carne di ratto talpa. Ora, quegli stronzi sono agguerriti, ma non mi spareranno da qui. Ne è vero? Ho 4% di possibilità di Come si fa a correre, ragazzi? Andrea, ci ho fischiato sopra. Non parte il copyright se ci fischio sopra. Dovresti saperlo. Non si può? È le 3? Sapete che non mi ricordo se si poteva correre? Sono lento io. C'è un dogmeat. Fermi. Fermi. Attenzione, c'è Wutan. Anche qui. Il cane dello sciacallo. Lui è lo sciacallo? Borsaiolo sciacallo. Lo sciacallo è in fuga. Il bovino urla. Il bramino. Non il bovino, perdono. Ah, ha degli occhi sulle guance. Perfetto. Proprio un puttan. Oh! Cosa, cosa? Ok, perfetto, ci siamo, ragazzi. È quella giornata. Non ha neanche capito. Dogmeat, no, 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 no. Carne di cane, no, fermo, no, no. Ecco, guarda cosa mi... Sta scappando! Il tuo padrone sta scappando!
Ecco, perfetto. Ma perché dovete farmi fare questo? Canaglia? Oddio, mi sparano. Mi sparano. Non mi prendono, ma mi sparano. Dov'è la signorina? Che ci fa lì? Venga fuori! Ursù! L'hanno ammazzata? Bene. Avrei voluto tanto saccheggiarla. Vabbè, andiamo nella metropolitana. Dai, divertiamoci. Esploriamo un pochino. Sarà un lungo viaggio fino alla... cosa. No, non era Wutan. Wutan non sarebbe mai morto così. Piuttosto si sarebbe sparato. Dove cazzo siamo finiti? Dove siamo finiti, ragazzi? Molto facile, c'è un terminale di sicurezza con tanto di robottone. I schedari sono tutti quanti vuoti. The Chess Room. Qui, Fallout 3 aveva un non so che di horror che si è perso con gli altri Fallout. Le metropolitane di Fallout 3 sono inquietanti, ragazzi. Adesso vediamo se... mi ricordo, se è più o meno quello che ho in mente. Oh cazzo, adesso ce la facciamo. Allora, Worse. Corretto 1 di 5, vedete, sono proprio un hacker. 1 di 5 sarà una vocale. La E, la E. Wakes. 1 di 5, sto continuando a sbagliare, non ce la farò mai. Maybe. 0 di 5, beh, allucinante. Adesso con questa però ce la farò. Perché non, nessuna di queste lettere presenti nelle altre è giusta, perciò. A parte una, forse la R? Qualcosa con la R. Questa qua, guarda. Res? Rest? Ho vinto. Guardate. Terminale bloccato. Non sono pratico, non sono avvezzo a ste minchiate. Schedario cosa c'è? Tappo. Perché no? Qua? Tappo. Perché no? Accendiamo un po' di luce, che non si vede un cazzo. Schedario vuoto. Si sopravvive, si fa quel che si può, ragazzuoli. Tanto che armi ho, scusami. Mazza da baseball. Fucile da caccia, vero. Pistola e mi sono curato. Sento uno strano suono. Attenzione, forse facciamo la conoscenza di qualche ghoul. No? Porca puttana, un ratto talpa. Boni! L'ho ucciso. Fermo! Sa volare. Creature primitive, i ratti talpa, si riproducono così, in volo, al volo. Attenzione però, voglio fare un po' di spav. Ho preso il tavolo, ottimo. Ma va fangulo. Parati. Dai. Muori. Sembro un rapper messicano. Lo stile c'è effettivamente. Oh, beh, bello. Non c'è molto qua, ragazzi, che possiamo prendere, purtroppo. Tappo, ottimo. Nient'altro. Non so se sia la strada giusta. Sì, credo sia la strada giusta. Let's go, go, go. Quando ti manca un tentativo nei terminali, esci e resetta. No, no, ma mi piace sbagliare apposta. Mi piace mandare tutto all'aria. Nella scatola degli attrezzi abbiamo niente di interessante. Vabbè, sta roba qua ci servirà dopo, quando avremo i macchinari giusti. Quello che avete sentito era il magico suono del terrore. Signor Diverso? Dov'è? Pronto? Dove va? Molto facile. Aspetti che apro, Arrivo subito. Eccoci qua! Che carini i ghoul. Cazzo, è feroce però. Fermi! Ho vinto. Il busto. Parte debole. Ho un'ottima mira, come potete vedere. Pieno controllo della situazione. Avete visto? L'ho centrato ben 3 volte. Chiudi la porta. Non riusciranno a passare. Hanno aperto la porta. Hanno aperto la porta. Hanno aperto la porta. Figa, sono tosti questi. Non me li ricordavo così, bastardi. Allora, fai questo, va. In faccia. In faccia. Ma mi fa l'occhiolino. Poverino. Perfetto. Così. Guarda quell'altro. Fermo! Che è che danno? Allora? Addio. Ma non è possibile, gli ho tolto un HP.
A posto. Però c'è una bella armatura che non posso prendere. Perfetto. Curiamoci. Acqua sporca. Ottimo. 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 In Fallout 4 non è che facevano cagare, che erano più umani. Fallout 4 facevano un pochino più di... più umanizzati, non lo so. Però erano più horror. Vediamo se riesco a centrargli la testa. È così che doveva andare prima. Tappo. Bueno. Potremmo andare anche a pugni, per carità. Però... cambiamo armi. Abbiamo messo il fucile da caccia giù, però non ho già più munizioni. Allora, a questo punto, il fucile cinese lo mettiamo giù. Ci mettiamo il fucile d'assalto. No, la granata frammentata. No, la mina. No, la pistola. Vabbè, va bene così, dai. Dici, sarebbe anche la pistola laser. Io che cazzo ne so. Non so neanche se sia la strada giusta, in realtà, perché non credo sia la strada giusta per andare alla torre di Trecani. Non so neanche se sia, più che altro spero sia uno shortcut, ma non credo. Attenzione. Dove siamo finiti? Che non mi ricordo più le strade, ragazzi. Mappa globale. Dice che siamo ancora qui. Beh, però il segnalino, vedete che non me lo dà indietro, quindi vuol dire che stiamo andando comunque avanti. Però... sento qualcuno. Sento qualcuno, sento qualcosa. Coca-Cola. Mi dia. Anzi, ripariamoci un pelo. Acqua purificata, glu glu e via. Un toccasana. Un gazzo 2. Che? Ah, mio, mio. Sento bisbigliare nell'oscurità. Che ansia mi sta venendo. Gli scarafaggi! Attenzione. Non mi attaccano. Ottimo, ottimo, ottimo. È la strada giusta? Cioè, completamente a cazzo ho preso la strada giusta? Incredibile, incredibile. Quello è un super mutante. Con in mano un super... attenzione, la mia gang di boys. Gli sparo... dove gli spariamo? In faccia, dai. Tanto sempre i due sparano. Adoro questo gioco. Adoro lo spav. È qualcosa di veramente rilassante. Granata a frammentazione, tavola chiodata. Danno 9, non è male. Che belli che sono i supermutanti. Puoi farti un supermutante amico in questo gioco. Ed era l'unico personaggio che ho trattato bene. Peccato che parlava come un idiota. Mi ha stancato dopo 3 minuti. Sera. Venghino! Ottimo. Sto finendo i colpi, sto finendo i colpi, non va bene. Sto finendo i colpi e non va bene. Senti gli scalzi come corrono. Che disgusto. C'aveva fame il piccolino. A posto. Oh. Vi ne è un altro. Prendilo in testa. Ottimo, ottimo. Non ho mai giocato a Fallout e non ci sto capendo nulla. E ragazzi, come si può descrivere Fallout in una parola? Anzi, in una parola, in una frase. È Skyrim? È il gioco precedente a Skyrim. È il gioco Bethesda uscito prima di Skyrim. Attenzione. È uscito prima di Skyrim, giusto? Penso di sì. O no? Sì, sì, è uscito prima di Skyrim. Cazzo, sapete che non mi ricordo? È uscito prima, sì. Non ho mai giocato a Skyrim. Basta allora. Che stiamo qua a perdere tempo. Vai a giocare a Skyrim. Qui abbiamo Plans. Foggy Bottom, Metro Central, l'Elephant Plaza. Allora, devo proseguire per... Over There. Le ginocchia stavano per fare un orribile suono. Io sto procedendo... con in mano una mazza. Qua mi devo infilare? No. Ma scusatemi, ho sbagliato strada? No, qua il supermutante è crepato. Allora non è la strada giusta. Dove devo andare? Mi ricordo più. Conviene comprare 4. Sì, ragazzi, prendetelo.
Allora, il 4 ha delle dinamiche di gameplay ovviamente moderne, un pochino più coinvolgenti, interattive, quel cazzo che volete, tra cui la possibilità di farsi la propria base, più o meno dove si vuole. Però il 4, a mio avviso, ha una storia che non è per nulla, veramente per nulla, avvolgente, stimolante come quella del 3. Anzi, non una storia, una narrazione, perché è diverso. Se nel terzo facciamo il figlio, nel 4 facciamo il padre. Non dello stesso personaggio, però è quello il concetto. E quindi si gioca un po' sempre su questo concetto qui di legami familiari, di parentali, dove ovviamente poi si scopre, twistone, che tuo figlio è il cattivo del gioco fin dall'inizio. Ma da qua siamo arrivati? Io non sto capendo un cazzo. Siamo arrivati da qui? Ma siamo arrivati da qui? No. Boh. Dove cazzo siamo? Ah! Siamo arrivati! Ottimo! Però non poter ascoltare la radio mi fa incazzare a sta roba del copyright. È una stronzata, ragazzi, dai. Cioè, non posso giocare a Fallout senza la radio di sfondo. È un peccato così. Ho preferito New Vegas, anche se ho giocato fino alla nausea ad entrambi. Ogni Fallout ha introdotto una meccanica nuova di gameplay. New Vegas aveva introdotto la collimazione dell'arma. Collimazione dell'arma, quindi la possibilità di mirare. Non so se adesso vi faccio un esempio. Se io prendo, tiro fuori la mia bella pistolina e miro, quando miro, non miro in realtà completamente, non si vede il mirino della pistola in prima persona. Semplicemente c'è uno zoom tattico nucleare che a poco serve e effettivamente schifo fa. In New Vegas c'era la possibilità proprio di collimare con l'arma, quindi vedevi proprio tutto il mirino, c'era l'oscillazione dell'arma, bla bla bla. E quindi qualcosa di interessante. Oh merda! Vabbè però, insomma. Che accoglienza! Sì, ma mi farò un cazzo sto qua. Una pistola, dove voglio andare io? Aspetta! Ti ho voluto bene! Ma questa che roba è? Mi infilo qui. A posto. Credo di essere salvo ormai. Nel mentre che aspettiamo. New Vegas appunto ha aggiunto la collimazione dell'arma. Però anche lì, il deserto del Mojave, come ambientazione post-apocalittica, mi fa cagare. Abbiamo un lanciafiamme. Che stai aspettando? Eccoci qua, mi sono cambiato. È morto? Che? Mi sparano? Mi state sparando? La confraternita d'acciaio! Ma chi c'è? Ma chi c'è? I nostri nemici! Presto dovrei fare il pieno di morte. Ah, che meraviglia! Questa è un'armatura! Paladino Vargas! Paladino Vargas! Non ci parla. Iniziato Reddin! Non ci parla. Signorina, lei come si chiama? Senti, non so chi sei, ma non sei di queste parti. I supermutanti hanno sopraffatto i nostri fratelli presso l'edificio della Galaxy News Radio e siamo diretti lì per dargli il nostro appoggio. Puoi aggregarti a noi se vuoi, ma tieni giù la testa e non prendere iniziative idiote. Mi sta dando degli ordini. Mi sto arrapando. Aspetta, chi diavolo siete voi? Avete bisogno del tuo aiuto? Ho bisogno del vostro aiuto, per favore. Grazie per l'aiuto, non pensavo che questo posto fosse così pericoloso. Chi diavolo sono siete? Sono la sentinella Lions del Lions Pride. Sei con la confraternita d'acciaio? Niente paura, siamo dalla tua parte. Almeno spero. Almeno spero. Allora ragazzi, siete in cerca di nuove reclute? Puoi ripetermi chi sei? Hai detto qualcosa su Galaxy New Radio? Je ferme, c'est de l'air. Facciamo... Hai detto qualcosa su Galaxy New Radio? Adesso non ci sono molti posti sicuri fra le rovine, ma l'edificio della Galaxy News Radio è come un porto nella tempesta per noi. Purtroppo l'edificio è stato colpito duramente di recente. Noi siamo i suoi rinforzi, quindi se non hai altre domande dobbiamo davvero muoverci. Ottimo, se me la gioco decentemente posso procurarmi già all'inizio del gioco una delle armature intanto più belle che ci siano, ma anche più forti. Se gli sparo in testa posso ucciderla e rubare da lei il suo equipaggiamento.
Se lo faccio con l'altro no, perché l'altro ha l'elmetto. Per sparargli in testa ci metto mezz'ora. Ci proviamo? Quindi salvo il gioco e ci proviamo. È questo che mi state dicendo? Stein. Beh, l'ha detto lei, ragazzi. Più di così. Ok, allora, devo mirare in testa, giusto? Signorina! Qual è la situazione? È questo? Perché amo Fallout? Dai, ma cosa? Quindi ho un'armatura nuova? Ce l'abbiamo fatta? Sto piangendo. Non ci posso credere. Ma era già morto? No, perché è moglie, è scoppiata la testa. Non ci posso credere. Ragazzi. Fellow undeads, ecco come masterare il vostro Dark Souls preferito. Allora mi metto delle vesti, allora, eh. Armatura atomica. È necessario l'addestramento per armatura atomica. Ah, ecco l'inculata. Vabbè, io ce l'ho. E voi no. Gnegne. Una vittima di guerra. Forse perché era già morto e quindi... Attacco! Ci penso io. A pugni anche. Porca puttana, quella. Mi introduco, permesso. Munizioni. Fucile da caccia, che l'altro è un po' rotto. Cane di lato tardo. Salute. Fucile da caccia. Vabbè, andiamo a fare il culo all'altro stronzo là. Aspetta. Come si fanno a riparare, ragazzi? Ripara. Scegli oggetto che vuoi riparare, questo qua. Non posso farlo, perché... Mi ricordo più come si faceva. Perché non me lo fa fare? Boh. Vabbè. Scopriremo dopo. Per adesso. Aiutami con questo. Capite perché adoro Fallout? Cosa stava facendo secondo voi? Wow. Il modo migliore per uccidere i supermutanti è ucciderli. Che fa? Wow! Il Far West! Non ho tolto niente. A posto? L'avamposto è a posto? Ottimo, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Oddio, stavo per spararvi. Che posto di merda qui, però. Ah no, ci sono altri nemici. Ok, una granata a frammentazione. Fermi. Usiamola. Ma che state facendo? Scegliete dove andare. Ah, c'è un'altra granata a frammentazione qui. Andiamo a piedi. Andiamo in terza persona. Sono messo un pochino male, però. Aspetta che mi do una mano. Un po' d'acqua, birra sporca. Perfetto, vedi com'è ritornata sulla vita? Ci facciamo con uno steampad, guarda. Scusi? No? E allora andiamo di granata. Ne ho 7. Uno. Beh, ma magari non morire. 2. 3. Ah no, è vero, aspetta. C'è una sorpresa dopo. Forse è meglio evitare. Ok, fermi. C'è un problema, ragazzi.
Allora, qua veniamo a conoscenza e incontreremo qualcosa di abbastanza grosso. Il nostro primo compagno d'avventure. Vediamo se ci c'è fuori ora o ci c'è fuori dopo. Non veniva fuori il Behemoth qua? Amata, che fa? Ora fai fuori quello, stai sprecando munizioni. Tutto a posto, fuori. C'è stato allarme. Siamo arrivati, ma non c'era il Behemoth prima? Dobbiamo ripulire la zona. Non veniva fuori Ciccio? Non capisco. Qua c'è, doveva esserci un supermutante con il Fatmat in mano. Lancia bombe atomiche. E doveva venire fuori un nemico. Che cazzo? Munizioni... Trovato! Oddio, oddio, oddio! Dov'è? 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 No. Dov'è? Oh sì. Condizione oggetto. La tua arma è in cattive condizioni e se viene riparata può fare più danni. Puoi riparare oggetti nel tuo pit poi oppure visitando un venditore. Per ripararlo da solo dovrai usare parti recuperate da un'arma. Ah, ecco perché non potevo. Oh, questa è una bella armezzuola, ragazzuoli. Questo spara lattine. È una sorpresa ben gradita. Eccolo! Eccolo! No! No! Aia! Ai! Non poteva andare bene per sempre. Segui le mie istruzioni. Oggi niente morti, ok? Oggi niente morti, ok. Stava andando bene. No, dobbiamo rifare la... Qual è la situazione? Ma lui è morto. È già morto. Ecco perché non mi hanno rotto i coglioni. Pistola laser. Vabbè, non sto a prendere l'armatura, ragazzi, perché tanto... Voglio dire... Però questa qui è dell'enclave? No, è una rottura atomica. Pensavo fosse peccato. Via. Attenzione. Sparategli. Fate il lavoro sporco. Io adesso arrivo. Devo rifare tutto da capo, ragazzi. Non c'ho mica tutta sta voglia, Ve lo dico. No, non ho munizioni, devo tossire. Le due cose sono ovviamente correlate. Pistola calibro 32. Non ho munizioni. E niente. Una vita piena. Oh, 269 munizioni con la pistola laser. E andiamo. Allora, le munizioni, la pistola laser non è male in realtà. Cioè, le armi laser sono anche abbastanza forti. C'hanno un buon tiro. Però mi fanno cagare, sono troppo brutte. Ah, l'America. Un posto dove, nonostante la guerra atomica, la gente ha comunque delle munizioni laser. In tasca. Muori? Oh. Tra un'ora. Ok. Carne di formica. Beh, molto nutriente, direi. Ma formica gigante o formica normale? Carne di formica. Una formica normale. Cioè, grandi grossi come sono, si mangiano un chicco di riso? Buonasera. Tocca a me. Gli ho ustionato la faccia. Ok, abbiamo un pochino più di munizie per il fucile da cecco. Vabbè, il fucile da caccia. Ciaccia. Vanno a pile, sì, è vero. Sono le pile... Sono tre pile lì AAA scocciate insieme. Ui, boh. È morto. È molto sensuale, però, il suono che emette quest'arma. Per favore, entrò. Gli ho volato il fucile! Mettete il suono di Paperissima. O quelle cagate tipo di... Sì, di Paperissima Sprint, quelle robe là. Amazing. Salviamo, perché altrimenti la prendo in Daes. Ok, e prepariamoci perché qua la vedo grigia.
Se mi nascondo, sono un codardo. Se mi nascondo, forse abbiamo qualche speranza in più. Mi direi di nascondermi là, perché secondo me là non riesce a prendermi. Guarda, Allora, ci mettiamo il nostro bel Fatmat. Ok, sì, lo so. Non 7 colpi, però sta roba qua non lo uccide, ve lo dico. Perché è troppo forte quella bestia. Quindi comunque devo smitragliarlo con qualcosa. Ma se io gli faccio ciao ciao da qua... Ho vinto. Ora dobbiamo aspettare che finiscano di fare tutta la conversazione. Il Fatmat. Salvo di nuovo. E salviamo ancora. Chi è? Vedete lui? Morirà. Lo state vedendo? Guardalo. Arrivederci. Ottimo. Perfetto, perfetto, perfetto. Dobbiamo centrarlo in pieno. Quante possibilità ho di centrarlo? Minchia, solo 23%. No, non va bene. Adesso. Ancora 23%. Sull'anca, sbilenca. Sta bene? Quanto adoro quest'arma. Proprio esagerato. È andato. Ma che cazzo c'ho in gola stasera? C'è la microfusione. Coltello da combattimento. Uela, lo prendo su. Dardo, mina frammentazione. 3 missili, munizioni, psycho, tappo, tutto, 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 tutto. Però quanto peso ho? Perché forse sto trasportando troppa roba. Devo andare... Dopo ragazzi, perdonatemi, devo andare in bagno. A sciacquarmi un attimo la gola perché c'ho un crispino in gola, uno spolverino in gola che mi sta facendo tossire. E la birra sta peggiorando le robe. Quasi quasi ci fumo sopra. E mo? Scusate. Perdonatemi. È un vizio, scusate, e ce l'ho lì, se hai in mano il Fatmat non puoi non usarlo. Scusate. Basta, non mettetemi nella... Allora! Che cazzo ho combinato tra l'altro? Non passare nel mirino altrimenti sparo. Ottimo. Nuova sfida, ragazzi. Qualsiasi roba, qualsiasi NPC passerà nel mirino, verrà bersagliato, va bene? Ah, ma ho l'acqua qua, cretino che sono. È un continuo, sì, perdonatemi. E che è? E chi c'è? Buono, mo? C'era l'interfono dove dovevo parlare con 3 cani. Non si è sentito nulla. Però, sti cazzi. Eccoci qua, perfetto. C'è in mano un Reaper? Ah, il kebab. La fetta... Ma è lui? Diciamo che forse è meglio metterlo via, va? A posto. Con una pistola sicuramente facciamo meno danni. Cavaliere Dillon, se n'è andato. Non mi sopportano più, ragazzi, è palese. Hanno qualcosa contro di me, non capisco per quale motivo. Attenzione! Ritorno da acidi. E la madonna, svanisce l'effetto della birra e sono conciato così. Oh, eccolo qui! Un'occhiata alla tua faccia dice tutto. Ti starai chiedendo chi diavolo sia questo tipo e perché dovresti stare a sentirlo. Lascia che ti illumini. Sono 3 cani. Faccio il disc jockey e racconto la verità. Sono a capo della migliore radio della zona contaminata. Incredibile. Galaxy News Radio. News. E tu? Beh, so chi sei. Si dice che hai lasciato quel volto per attraversare l'ignoto. Proprio come il caro vecchio papà. Mi sta urtando i nervi il Reaper di sfondo che si sente.
Quindi direi di spostarci, se possibile, spostare la conversazione nel bagno, che è anche più intimo. La Trecani, ragazzi, ha preso il nome da lui, famoso rapper del gioco. Quindi io ringrazierei la Bethesda ulteriormente per averci dato anche questa perla qui. Qual è il senso di questa presentazione spettacolare? Porca vacca, tu sei quel tipo della radio, conosci mio padre, si trova qui, ti prego, lo sto cercando, ha circa 2 secondi per dirmi cosa voglio sapere. Hai circa 2 secondi per dirmi cosa voglio sapere. Allora, dobbiamo giocarci bene le nostre carte, perché una conversazione che, se finisce male la conversazione con lui, non sapremo mai dov'è il babbo. Quindi dobbiamo essere gentili, dobbiamo anche essere un pochino servizievoli, dobbiamo anche essere... Vabbè, sì, insomma. Oh, 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 qualcuno si è alzato dal letto con il piede sbagliato stamattina. Perché non ti siedi e ti rilassi semplicemente? Attenzione. Non sono qui per combattere, almeno non con te. L'unica battaglia che mi interessa è la buona battaglia. La buona battaglia. Allo! Anche il singhiozzo. Ma che è stasera, ragazzi? Che succede? Cosa mi sta succedendo alla gola? È finita. È quel momento. Serve un po' di whisky. Ma c'è? Sì, vabbè, c'è una goccia di merda. Ve lo tengo lì, dai. Dopo. La giusta causa, cosa significa? Tutto quello che voglio, sto solo cercando mio papà. Avrei una bella battaglia per le mani se non mi aiuti. Attenzione, incredibile. Sto cercando mio papà. Non tutti sono tagliati per le grandi cose. A volte i piccoli ruoli nella buona... Sì, sta zitto. Ma ora basta. Se è tuo padre... Come mai ti fidi di me? Non ci siamo mai visti prima. Non mi sembra che tu abbia molto da offrire se tu passi tutto il tempo qui. Attenzione, qualsiasi cosa possa aiutarti a trovare mio padre, dimmela subito. Facciamo questa, dai. Tu vuoi trovare il tuo papà. E il caso vuole che la sua posizione sia nota al sottoscritto. Ottimo. È stato qui, a Galaxy News. Ottimo. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. Perfetto. È un tipo davvero risoluto. Ottimo. Se vuoi saperne di più, dovrai contribuire alla buona battaglia. Costa cazzo di buona battaglia. Eloquenza 20%, ovviamente fallirà, ma ci proviamo. Senti, Trecani, se trovo mio padre forse puoi aiutarci con la buona battaglia. Ottimo. Beh, cosa? Tuo padre è una specie di scienziato, una specie di cervellone o qualcosa del genere. Veramente pensi che una volta trovato lui ci aiuterà? Ho saltato la quest. Non ci credo, avevo il 20% di possibilità. È un miracolo. Cioè, incredibile, il 20% di possibilità, ragazzi. La stessa percentuale che ha un uomo medio di riuscire a fare un figlio. Che culo, avere un bambino. È fortuna, ragazzi. So che lo farà, gli viene sempre detto di fare ciò che è giusto. Ripensandoci, forse è meglio contribuire. Cos'hai in mente? La prima. Quando tuo padre è passato di qui, abbiamo trascorso molto tempo a parlare di parecchie cose. Ha menzionato qualcosa di scientifico che per me non aveva senso. Progetto purezza. Qualcosa riguardo a un progetto purezza. Percentuale del 70%. Ha detto qualcosa su una visita alla dottoressa Lee a Rivet City. Poi se n'è andato. Ah, Rivet City, che bello. La città del fiume, vuol dire quello. Fiume città. Rivet City dov'è? Beh, è una city e sta su un rivet. Hai mai sentito parlare di Rivet City? Wow. Soltanto wow. Beh, un sacco di cervelloni si riunirono per... Inutile dire che la prima run che ho fatto l'ho ucciso e ho preso il suo equipaggiamento, perché guardatelo, è incredibile. Segui il fiume verso sud, non puoi sbagliare. È scappato. È sparito. Ci nasconde qualcosa? Ah, probabilmente voleva lasciarsi andare per una meravigliosa urinata in solitaria, ma ha scoperto che il cesso era crollato nella stanza di sotto. Cos'è questo equipaggiamento qui? Allora, qua dovrebbe esserci la radio, però, che tanto me la ricordavo diversa. Non penso sia questa, però. On air. Sì, no, è questa qua. Questa qua è tutta la roba che utilizza per andare on the line, on the air. Allora,
Se lo uccido adesso, dopo non dobbiamo fare la sua quest. Se lo uccido adesso, dopo non dobbiamo fare la sua... Ma cosa volete da me, ragazzi? Non lo faccio perché provo dell'astio nei suoi confronti. Lo faccio perché devo. Ammetto che è stato cruento anche per me. Oh, adesso ci vestiamo bene e nessuno noterà la differenza tra me e lui. Vi spiego perché. Banda di tre cani, occhiali di tre cani. Dove cazzo è il vestito di tre cani? Ce l'ho già. La bandana l'ho messa, gli occhiali li ho messi. Dove cazzo è? Vedete? Non si nota la differenza. Guardate, adesso passerò davanti a loro e nessuno si accorgerà di niente. Visto? Se cerchi i tre cani è di sopra. Visto? A posto! E chi ci vuole? Ottimo! Bene, il nostro prossimo obiettivo è... No, ho sbagliato, fermi. Dobbiamo fare un pim pum pam tra le robe e sbucare di qua. No, allora andiamo qua e andiamo a Rivet City per di là. Ora, il gioco, ragazzi, se non erro, è già... siamo già a metà. Nel senso... che è effettivamente molto corto. Cioè, una volta andati a Rivet City, dobbiamo trovare un altro personaggio che si è nascosto con chirurgia estetica, eccetera, eccetera. Vabbè, adesso non sto a spoilerare, bisogna fare altre tre minchiate. E poi si va direttamente al luogo dove è nascosto il... Optimus Prime, e si va poi al progetto Purezza. È eccessivamente corta la campagna principale di Fallout 3, ma è questo il bello. Ora, io lo sto giocando ovviamente a cazzo. Noi facciamo dritto per dritto la campagna principale, così da levarci dalle scatole appunto la campagna principale, per poi fare i DLC. Ma se volete, possiamo iniziare a fare almeno la prima campagna di qualche DLC, solo che ho paura che iniziando il DLC, non... cioè, dobbiamo per forza finire quello. Se adesso provo a sentire la radio, semplicemente si sente questo. Ciao Andrea. Che è successo? I DLC sono difficili, meglio verso la fine. Ma per chi mi hai preso? Ma per chi mi hai preso? Mi sparano. Ancora loro. Ma chi sta sparando? Oh! Oh, fermi, fermi. Un bottino. Un bottino. Un bottino degno di un re. Questa è roba mia. Che cazzo vuoi tu? E beh, è morta bene, insomma. Forcine, fucile da caccia, jet, lattina no, munizioni, pistola laser, tappo 117, tubi chirurgici, vestito da commerciante che ci dà un pochino più di baratto, avrei potuto commerciare con lei per farci riparare l'equipaggiamento, però io sono io, lei è lei, aspirapolvere, casco da motociclista, incredibile ma vero, gruppo del manometro, del jet, munizioni, una palla 8, piatto in ceramica, insomma, ragazzi, c'è di tutto e di più. Aia, 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 sono vostro alleato perché ho ucciso il vostro amico. Il nemico, scusate. Bonnie. Dove devo andare? Di là. Dritto per dritto. E via, e via. Era quella di prima, si è rimasta lì tutto il tempo. Nella radio, dopo aver ucciso tre cani, si sente una signora che ti insulta. Quella signora, quella cara e vecchia signora, noi la chiamiamo coscienza. Però sì, è vero, dopo c'è una sostituzione. Dicono, ha avuto un malumore. È stato morto. Il centauro. Guardate che abominio si sono inventati. Il centauro, ragazzi. Guardate che arte!
È bello tosto sto stronzo, non va giù facilmente. Quindi non so se affrontarlo. È una creatura che sputa e che mena. Mena bene. Ti dà anche i ceffoni. È molto debole al busto però, non me lo ricordavo. Solitamente gli sparavo in testa. C'è la PA? No. Ma è vuoto. It's empty. C'è un mostro in Metro 2033 che cita i centauri di Fallout 3. Ah. Non lo sapevo. Cioè, non lo sapevo. Non mi ricordo, francamente. E poi sì che l'ho giocato, però. Let's go, honey. Passaggio di livello. Oh! Allora, portiamo su Scasso a 45, perché Scasso è sempre utile. Il baratto portiamolo a 35 e tutti gli altri 6 punti io direi di buttarli su Eloquenza, che è stata così utile, incredibile. E poi facciamo allenamento intensivo e poi facciamo che tiriamo su carisma. Anzi no, la stamina, perché siamo fottutamente lenti. Oppure facciamo, no, non saprei, sapete. Percezione non sarebbe male, perché siamo un po' sordo, cieco e muti. Facciamo percezione, ma almeno riusciamo a vedere i nemici da un pochino più lontano. Cosa vedono i miei foschi occhi? Guardate! Com'è che si chiamava? Non mi ricordo più. Cazzo, che ricordi. Che bello rivivere questi momenti. Il Mirelurk, Mirelurk, non so come si dice la pronuncia esatta. Sto qua è immortale, me ne vado. È uno scudo unico, devi colpirlo per forza sull'occhio. Perché il carapace è durissimo, è tutta cartilagine sta roba. Pensate, il suo carapace è fatto della stessa sostanza delle nostre unghie. Uno spirito libero, vedete? Se n'è andato. C'è anche in Fallout 4, dovrebbe esserci la regina di sti stronzi, si chiama proprio la regina di sti stronzi. Ma Fallout 4 è un brutto gioco, quindi. Le uova. Carne e guscio. Carne e guscio. Ma non c'è la mamma, vero? C'è la mamma. Merda. Solo... Orca miseria. Ho fatto una cacata. Bonnie. È finita. Sono muti ma sono letali. Che? Pure lo scarafaggio. Attaccalo. Prendilo. Niente. Aia. Aia. Paloma. Bonnie. Qua non mi faranno nulla. Casa di Dukov? Venghino! Sono epici o no? Gli Street Shark, ma che roba? You can't touch me. Sono difficili da ammazzare sti qua. Perché vedete, sono deboli là, ma prenderli è un macello. Non ho più munizioni. Ottimo, è esattamente qua che volevo arrivare. Era esattamente a questo punto. Non puoi prendermi. È esattamente qui che volevo arrivare, però fermi. Allora, fucile d'assalto, no. Direi che l'unica soluzione è questa. Cheese! Quel suono che si è sentito alla fine ha reso tutto molto, ma molto, ma molto più interessante. Carne di Mirrurk cotta. Ottimo. Dove siamo qua? Che posto è questo? Una missione secondaria qui. Casa di Dukov. Non so che cazzo. Andiamo a vedere. Tanto, la missione... Ma... Uela. Fermi tutti. Qua passeremo del tempo. Però
No, non abbiate paura. Non abbiate paura del grande uomo cattivo. No, va tutto bene. No. Va tutto bene. Parla Fantasia. Parla Cherry. Zona contaminata. È chiusa la porta. Oh mio Dio. Ragazzi, serviva una fine. Il gioco è bello quando dura poco. Adesso non avete più paura, giusto? Se sapessi cosa è bene per te, terresti la tua pistola nella fondina. Non riesco a resistere, ragazzi, è troppo bello il suono che fa, i colori, le luci. Non ce la posso fare. Non ci riesco. Allora, non lo mettiamolo via, dai. Mettiamo via questa cazzo di arma, se no qui è un continuo. Ma poi me le servono su un piatto d'argento. No. Via. Chi diavolo sei? Non importa, hai bisogno di un drink. Cherry, ho sete! Attenzione. Chi sono quelle ragazze? Dove sono i loro vestiti? Posso avere un po' di quella robaccia alcolica? Cosa ci fai qui senza nessuno? Ma non è da solo. Meglio che vada prima che mi venga mal di testa, meglio che vada. No, io direi... Chi sono quelle ragazze? E dove sono i loro vestiti? Sono le mie ragazze da festa! Sono troppo uomo per una donna sola, quindi ce ne vogliono due. Le sfinisco ogni notte. Perché dovrebbero vestirsi se io le svesto? Per ora le sue sono ottime e valide motivazioni. Quindi quelle ragazze sono le tue prostitute. Posso avere un po' di quella robaccia alcolica? Vabbè, indaghiamo sulla questione. Ehi, fa attenzione a cosa dici, idiota! Attenzione, prova dell'amore. Non le pago! Si prendono cura di me e io di loro. Ci strusciamo tutta la notte. Hanno cercato di renderlo odioso con un doppiaggio odioso e stanno ottenendo il contrario. Hanno ottenuto dell'amore da parte mia. Incondizionato, cioè io ora sono disposto a fare di tutto per questo personaggio che è palesemente un personaggio negativo. Posso avere un po' di quella robaccia alcolica? Cavatela da solo, buffone. Da solo, buffone? Prendine uno dall'armadio dei licori. Licuri. Non mi fido mai di qualcuno che non ha un drink nella sua mano. Naturalmente non mi fido neppure di qualcuno che ce l'ha. Beh, però... Pensate a vivere un'intera vita con quest'uomo. Posso avere un altro drink che ci fai qui senza nessuno. Meglio che vada. Ma... Hai bisogno di... Ma basta? Qual è l'interazione a questo po'? Quello stavo per tirargli un pugno fortissimo. Qual è l'interazione? Aiuto! Ah! Are you crazy? Ci penso io. Culo. Ti farò... Ma allora, che succede? No, aspetta. Ricominciamo. Con calma. Cos'è successo? Spiegami cos'è successo. Ah no, aspetta, via. Via sta roba, se no parte l'interazione. Sto sbagliando tutti i tasti. Via, ok. Se sapessi cosa è bene per... Che diavolo. Allora, rifacciamo l'interazione. Il cane sta cagando proprio a fianco a me. È proprio una bella serata. Ma quindi non si può far nulla. Cosa ti serve? Ma che cosa vuoi da me? Mangiare, bere, scorreggiare e scopare. Qui fuori nessuno mi infastidisce. Ho dovuto.
Era troppo anche per me. Questo era troppo anche per Mister Incredibile. Vabbè. Ma quindi? Cioè, cosa c'è qua dentro? C'era una missione qua dentro. Beh, però. Oh, ehi, no! Ehi! Idiota! No. Ma mi lasci in pace. Ora, queste povere ragazze vengono ovviamente tenute qua contro la loro volontà, quindi credo che io debba uccidere il signor Tenpenny. Tenpenny, no, cosa c'entra Tenpenny? Ciao, ragazzone. Ok, grazie. Non guardate! Ok? Aiuto! Siete libere! Aiuto! Aiuto! Chiave speciale di Dukov. Lingerie. Beh, ci starebbe. Lo scotch. Vabbè, basta, ho deciso. Vado in giro conciato come lui. E un tubo di piombo. Beh, si divertiva la notte. Dello scotch. Quindi adesso abbiamo una nuova veste. Vestiamo la nostra giubba e via. Oh, vediamo come siamo conciati. No, magari togliamoci la bendana. Perché la bendana no. Ci mettiamo però il cappello. Il cappello, ce lo mettiamo il cappello? Ce l'ho il cappello? Spolverino da sceriffo. No, ho sbagliato, scusatemi. La lingerie e il cappello da sceriffo. Ok, ragazzi, finiremo il gioco conciati così. Ottimo. Ci siamo. Indaghiamo un pochino di più su sto posto, che secondo me nasconde inquietanti segreti. Tipo, questa sedia è veramente piccola per una persona di una statura normale. Qui vi erano i nani. I nani. Bellissima angolazione. Sono sincero, sarò sincero, bellissima angolazione. E basta. Portiamocelo al piano di sotto. E cerchiamo di capire, ma ci deve essere qualcosa che si può fare qua oltre che uccidere lui. Zona della capitale, da qua siamo entrati. Da qua però si può uscire, eh sì. La chiave, che cazzo apre? Questa porta è bloccata, ma io la posso aprire, io posso tutto. Ecco, vedi? Aspetta, aspetta. Wailat! Ottimo! Dai ragazzi, vediamo di concludere questa puntatona col botto. Cioè, nel senso... Denaro plebellico. Il prossimo nostro obiettivo qual è? Ah, River City. C'è un po' di strada da fare, ma possiamo arrivarci in fretta. Sto sentendo strani suoni. Ah, qua. Ma sento qualcosa. C'è qualcosa, ragazzi. C'è qualcosa nascosto. Inquietudine. Che inquietudine. Pure. Ah, vi è anche del jet. Prendi le armi. Ma aveva armi di me. Non so che armi sabbia, ragazzi. C'è un po' di armi. Armette di merda. C'è pistole. Non... Nah. Non saltavano le teste ai manichini. Allora, ma mi ha dato le chiavi. Cazzo, le chiavi apriranno qualcosa, no? Me ne vado. Possiamo parlare? Ah, ma me la dà come nemica? Ah, io sono senza speranza, ma ti sei vista? È senza speranza. Chi? E con questa meravigliosa scena direi di concludere, ragazzi, la nostra avventura. La prossima volta andremo qua. Qua, quindi dobbiamo uscire dalla torre dalla casa di Duco. Anzi, facciamolo subito. Salviamo, andiamo dritto per dritto all'obiettivo. E basta! Oddio, con che faccia? Non posso ucciderti così. Ci sono quelli della confraternita. L'enclave? Che spara ai civili? Li ho trovati! Ok, salviamo, perché questo... Ma me lo dà cattivo? Perché me lo dà cattivo? Ce la fai a colpirlo? Ah no, sta sparando al ma... Aspetta! 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 Aspetta!
non pensavo. Aiuto! Aiuto! Oh, ehi! Ehi, puto! Fermi. Fatman. Ok. Soldato dell'enclave. Sì, è proprio lui. Bene. Ora, quest'arma non ha tante munizioni. Ah, fucile laser, ottimo. Mi sa che abbiamo un altro vestito, ragazzi, oggi. Credo che l'elmo dell'enclave si possa mettere subito. Ah no, serve sempre l'armatura. E cazzo, ma l'allenamento per l'armatura atomica, che cazzo se lo dava? Non mi ricordo più. Acci, pigna, pignaraccio. Mi sa che entreremo a far parte dell'enclave, io ve lo dico già. E come avete visto, ho appena ucciso qualcuno di quella fazione. Fucile laser. Questo è un bel fucile, ragazzi. Questa è veramente una figata d'arma. Fa un casino porco, però fa buon danno. E se non sbaglio spara raffica. Invece no. Vabbè, salviamo qua, perché credo che qua ci sia... Ma perché c'era uno... Oh merda. Posso concludere? È finita. Calmi. Bonnie, fermi. Esplodi! Sono un genio. Salviamo e continuiamo. Voilà. Oh, a posto. Meno principale. Ah, è bella l'armatura dell'enclave, ragazzi. È veramente una figata. Però non è bella quanto quella atomica. Quella atomica è un pochino più squadrata, c'ha meno dettagli. Nella sua semplicità è più realistica. Quella dell'enclave è un po' troppa piena di bottoni, robe, valvole. Però ha il suo perché anche quella. Se mi date un attimino, vado un attimo di là a pulire il casino che ha fatto il cane. Posso? Posso? Posso indurre? In tentazione. Mi piace raccogliere materia fecale la sera, perché questo è il mio nuovo scopo, il mio nuovo obiettivo. E a voi cosa piace fare il weekend? L'elmo dell'enclave effettivamente è più bello. Però l'armatura atomica, ragazzi, è l'armatura atomica, mi dispiace. Per estetica non la supera nessuno. Intanto vi lascio un pochino di musica. Vediamo se c'è qualcosa senza copyright. Mi sta venendo anche i brufoli, perché, beh, ho comprato la Nutella. Sì, ho comprato la Nutella. E... aspetta. Si sente? Si percepisce? Si sente la musica, ragazzi? Troppo forte, va bene. Arrivo subito, State buoni, Leon. Scusatemi un attimo. Eccomi, scusate, eccoci qua. Ho già portato il cane dal veterinario e per fare il controllo e fargli fare l'altro vaccino. E la veterinaria mi ha detto: guarda che probabilmente il cane sarà un pochino più
rammollito, oggi sarà un pochino più abbattuto, forse gli verranno due lineette di febbre e vorrà dormire tutto il giorno e non avrà voglia di giocare, di muoversi. E io ho detto, cazzo, ma perché non gliene facciamo due di vaccini a sto punto? Così magari dura anche più di due notti questo stato di relax totale, magari riesco a dormire. Lì per lì abbiamo fatto tutte grosse grasse risate, fatto sta che il cane adesso è più sveglio di prima e sono passate solo tre ore, quattro orette dal vaccino, 6 orette dal vaccino. Vabbè ragazzi, è passato solo poco tempo, quindi insomma. E beh, Rick Ghisa, grazie mille, rotto Malhalla, grazie. Le zanzare mi stanno uccidendo. Ecco, ieri notte è stata l'unica, una delle poche notti nell'arco della settimana in cui il cane non mi ha rotto i coglioni e stavo riuscendo a dormire. Indovinate però quale altra piaga d'Egitto mi è comparsa in casa? Le zanzare, 5 per l'esattezza. Una si focalizzava in questa zona, l'orecchio, l'aureola, continuava. Le altre mi mordevano le mie tonde e pelose ginocchia. Hanno rotto il cazzo sulle ginocchia che voi non avete idea. Non so per quale motivo, si erano focalizzate qua. Poi a me mordono in punti fastidiosissimi, tipo le nocche, le punte delle dita, le palpebre. Una volta mi appunto una su una palpebra. Ma perché? Perché ho continuato a dormire? Come si fa a dormire mentre qualcosa ti succhia il sangue dalla palpebra? Come mai non riesco a riguardare le live? In che senso non riesci a riguardare le live? Ah, il VOD! Il VOD è soltanto per gli abbonati. Abonate in inglese. Ma tanto carichiamo tutto quanto su YouTube per chi non è, per chi non è sub, ragazzi. Lo facciamo appunto per pushare un pochino di più la piattaforma di YouTube e per dare qualcosina in più ai sub, ai nostri abbonati che ci alimentano da tempo. Se, se non volete subarvi, se, perché è un'opzione, a parte gli scherzi, se non potete salvarvi, non volete farlo, ragazzi, non c'è problema. Dopo, all'incirca dopo 3 giorni, tutte le live che vedete vengono ricaricate su YouTube, quindi poco cambio. Hai mai giocato a Fallout 1? Giocato no, però so la storia e ho provato in realtà qualcosa, cioè giocato proprio un'oretta a cazzo quando lo davano scontato su Steam, costava tipo 1 euro. E non mi fa impazzire, ragazzi, perché è troppo vecchio. Cioè, è un gioco troppo vecchio. Il 3, secondo me, è stata la rivoluzione del marchio. Sì, Madison è già una serie, ragazzi. È la serie horror che metteremo ogni lunedì. Io l'ho giocato quando è uscito, pensa a te. No, a me non... Non... Perché hai delle cicatrici sulle braccia? Ne ho una. Perché non è un braccio. Questo braccio non era mio. L'ho preso da un'altra persona. Valheim lo caricherete mai? Ma non c'è già Valheim Shadow? Non dovrebbe esserci già? Vuoi dire che Andrea non ha fatto il suo dovere? Attenzione! Come sarà il gioco sul gatto? Stray? Quello per PlayStation 5? Secondo me, ragazzi, ci si aspetta troppo. Secondo me sarà un semplice platform con i gatti. Con una storia che forse ha qualcosa di particolare, ma non penso sarà un gioco della Madonna. Sarà un gioco d'avventura che ogni tanto ci sta, estivo, rilassante. E che sicuramente punta alla massa perché appunto ci sono i gattini. I gattini su internet sono il motivo per cui internet esiste, quindi. Ma non lo sto dicendo con lo sto dicendo con disprezzo, cioè sia chiaro. Non sto dicendo con rispetto, con disprezzo, cioè sia chiaro. Il tuo gioco preferito del momento? Di adesso? Sai che non ce n'è. Perché in sto periodo non sta uscendo un cazzo di veramente. Cioè, per me niente di veramente coinvolgente.
Non so, ragazzi. Sto aspettando che arrivi sto God of War Ragnarok. Ma dopo Elden Ring, che Elden Ring ha avuto le sue enormi pecche, secondo me, di gameplay. Anzi, per me è uscito proprio male quel gioco. Non. Ma basta scrivere i gattini coi cuoricini. Basta. Soltanto voi donne poi avete sta fissa per la pussy. Basta. Cioè, nel senso, non solo le donne. Avete capito di che pussy sto parlando? Parli di Stranger Things? No. Ah, ma adesso devo parlare. Cioè, è una domanda. Devo parlare di Stranger Things? O mi hai chiesto se ciò di cui stavo parlando era Stranger Things? Allora, adesso facciamo una cazzo definitiva. Vediamo se questa è una chat di persone serie. Facciamo un pronostico. Un pronostico, uno sondaggio. Scegliete cani o gatti. Siete una persona, siete persone da cani o da gatti? Rispondete. E dovete essere sinceri. E dovete essere sinceri. Non per compiacere me, non per compiacere il prossimo. Dovete essere sinceri. La risposta, se sarà sbagliata, il canale chiude. Io vi dico solo questo. Se la risposta non è quella lì, il canale chiude. No, non potete scrivere entrambi. Fotte sega. Non dovete essere così. Non siate così. Non siate quel tipo di persona. Non va bene. C'è per forza una preferenza. C'è per forza. Andrea, fai partire il pronostico, il sondaggio, il robo. Per favore, veloce al volo. Su, Andrea. Su. Hop hop. Andrea. Scrivete Andrea in chat tutti quanti. Vediamo se... Andrea. Bravi, vedete, adesso è uscito. Ok, perfetto. Votate, please. Sono curioso. Guarda. Sto guardando le percentuali della votazione, sono disgustato. Non ci posso credere. Così in pochi? Non è possibile. Cioè, è allucinante. Allora, si va a concludere la votazione con la maggior parte di voi gradiscono i cani, non si capisce in quale forma e per quale metodologia, però il 56%, solo il 56% di voi gradisce i cani, il resto i gatti. Voi che preferite i gatti siete persone orribili, io l'ho detto. Era tempo che qualcuno, e c'era bisogno di dirlo, è stato detto. È stato detto, ragazzi. Ed è stato detto da me. Tu non conosci i miei gatti. Non me ne fotte un cazzo. Lo dite tutti. Ogni scarrafone è a bello a mamma sua. Diceva Gandhi. Qual è la risposta giusta? Cani. Dall'alba dei tempi che i cani vivono a fianco all'uomo. Mentre dall'alba dei tempi che gli uomini vivono a fianco al gatto. Quando hai un gatto non è lui l'animale domestico, sei tu l'animale domestico. Non va bene. Cioè, guardate. Come si fa a dire di no a questo musino? Guarda in camera, tenerissili. Così. E guardate quanto cazzo è cresciuto. È diventata una bestia, ragazzi. Ah! Molestie. Sta diventando enorme. Che hai visto? Hai visto qualcosa, ragazzi? Hai visto un fantasma? Che hai visto? Sì, è quel momento. Ma che roba, non finisce più. Non far vedere il pisello, che è una fine. Dai che mangi la merda.
Non posso farmi recare in faccia perché ho un battere mortale. Però mi piace istigarlo, mi piace il rischio. Dai, vola via. Vuole uscire, mi sa. Sì, adesso ragazzi chiudiamo, a breve lo porto fuori. Ma non ho detto no ai cani? No, non mi interessa, mi dispiace, ormai avete scelto i gatti. Se scegliete i gatti non potete scegliere i cani. Ehi, ehi, ehi! Prendo un gatto, eh! Prendo un gatto, eh! Si chiama Wotan, ragazzi. Come Odino. Gli ho dato il nome di un dio. Un dio cane. Vai via. Buonanotte. Buonanotte. È semplicemente stupendo. È vera, è proprio vera. E... per quelli che hanno un gatto e un cane, siete degli indecisi. Siete degli indecisi. Vabbè. Meglio i cani, ma meglio i gatti che i chihuahua. No. No. Non sono d'accordo. Meglio nulla. Tra le tre opzioni. Comunque, a parte gli scherzi, ragazzi, spero che nessuno di voi prenda sul serio questa mia battaglia sociale contro i gatti. Ehi! E mi si è messo sotto i piedi a mordermi, è molto piacevole. Che liquido svapi? E placenta di cane. Se poi vogliamo essere precisi, certe razze carine sono orribili. È vero, è molto vero. Beh, ci sono i cani non cani. Mi ero informato sul chihuahua perché era partito poi un discorso sul chihuahua. Il chihuahua è una razza pura. Attenzione. Nel senso che non... o è un incrocio vecchissimo, adesso non mi ricordo, è proprio una razza pura, una razza messicana dell'Ecuador, il cazzo che era, una razza di cane fatta così, con queste forme, con questi colori, con questi odori, perché la usavano per cacciare, per mangiare i serpenti piccoli, di taglie piccole, perché di certo serpenti grandi, insomma, no, e delle creature bastarde e aggressive, per quello, incredibile, eh? Eh sì, sono fatti così. Certo che i serpenti sono bellissimi. Consiglio di prendere un serpente al posto di un gatto. È una razza, ma col tempo è stato selezionato per essere sempre più piccolo. Ah, ecco, vedi. Vabbè, quindi sì, insomma, è una razza pura. A me piacciono i Doberman. Sì, sono belli i Doberman. La scelta iniziale per Wotan era tra un Basset Hound, quelli grassi, ve li faccio vedere. Vi faccio vedere cosa volevo prendere io. Aspetta, Alzo un po' perché la musica se n'è andata via. Oggi serata cuccioli, poi chiudo ragazzi che devo portarlo fuori. Scritto in modo orribile Basset Hound. No, 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 no. Ho scritto Basset Hound e è uscito Bontown. Bontown, non andate su Google a cercarlo. Non andate su Google a cercare il gioco Bontown. Non andate su Google a cercare Bontown videogioco. Non fatelo. Eccolo qua, guardate che meraviglia, incredibile questi animali. Perché? Perché hanno questa pappagorgia dove tu puoi infilarci la faccia, hanno questa sorta di sacca dove tu puoi entrarci e dormirci dentro. E sono pelati, vedete, soprattutto quando in forma cucciola, hanno questa mancanza qui, e vedete, sono molto sciolti, e mi piacciono perché sembra proprio
dei tovaglioli, vedete, hanno questa particolarità qui, c'è questa morbistenza che va particolarmente, vedete, questa depressione anche interna, cioè sono dei cani particolari, e quindi avevo intenzione di prendere un Basset Hound, poi alla fine ho preso un pastore tedesco. Poi vedete, si smontano quando corrono, vedete, si aprono, in questo modo diventano dei fiori, e sono creature diverse, di diverso stile, la diversa volontà, ingrassano solo guardandoli, e si percepisce una certa signorilità. Guardate che macro fusione di schifo, di schifiltà, guardate che roba, incredibile, sto sbavando dalla caratterizzazione di queste bestie. Poi vedete, si possono portare come borsette, le tengono da una parte all'altra, ridono, che schifo. Schifo di immagine. Vabbè, si plasmano, si aprono. E niente, insomma, in sostanza. Vabbè. Gli Akita, no, cani seri. Quindi, dicevo, in sostanza questo era. Sono troppo forti. Sì. Sembra che hai i baffi. Ragazzi, Son of the Forest, l'abbiamo detto solo 300 volte, lo portiamo e ci facciamo una settimana intera, ma io inizio a pensare che voi mi facciate sempre le stesse domande, anche se ogni sera venite live, perché le domande vengono sempre dalle stesse persone. I pitbull non ti piacciono? Non è che non mi piacciono, non mi fanno impazzire i molossoidi, con quelli che hanno il nasone e il muso schiacciato in generale, preferisco di più quando ho il naso lungo, ma mi dà più senso di cane... buono, a meno che si tratti, unica eccezione per il come si chiama, il bulldog inglese, che è una mia debolezza, perché sono questi alcolisti, siamo degli alcolisti, ma avete presente l'alcolista in fondo al pub, è lui, e sembra un bulldog inglese lì morto tipo sasso, con questa faccia che cola. Io odio i lupoidi, i lupoidali. Ma come? Quindi non ti piacciono i cani? Per favore, vada. L'Alano Top Cane. Andrea deve fare un corso di dizione e di portamento. Ti piace il pastore cecoslovacco? Ma non ne ho mai conosciuto nessuno. Conosco dei pastori ungheresi e slavi in generale, ci sono molti qua nella nostra zona. Pastore cecoslovacco, ragazzi, è un lupo a tutti gli effetti, che però è di un impegnativo e di un costo esagerato. Io non mi sono mai rapportato con cani di taglia grande, grossa. Questa è la prima volta che ho un cane mio grosso. Cioè, non è che mi sono mai rapportato, perché ho sempre stato in mezzo ai cani. Ma il cane grande e grosso come il pastore tedesco non l'ho mai avuto. Questa è la prima volta. Ed è un disastro. È veramente un disastro. Cioè, queste sono le mie mani ora. Secche, perché me le devo lavare in continuazione nel momento in cui ha un parassita. E sporche di sangue, perché continua a mordermi mentre dormo. Stamattina mi ha azzannato qui. Ovviamente io ho provveduto ad azzannarlo sempre anch'io sul crapino, perché è vendetta vera, non finirò in galera. Lupo italiano l'hai mai visto? Sì, ma sono piccoli, sono dei cazzini. Per carità, bellissimi. Cioè, nessuno toglie, però già che ci so, piuttosto che perché il lupo, la gente dice, prendo il lupo, sì, ma ragazzi, ma non sono animali domestici, anche se vengono venduti come animali domestici, ma dovete mettervi in testa che non è appunto un pastore tedesco, un Doberman, eccetera, cioè quelli sono cani, sono poco sotto il cane lupo, cioè stiamo parlando di una bestia che è nata con altri impulsi, altri istinti, inizia poi a cercare di essere predominante, cioè se non lo sai gestire sei fottuto, ti cambia completamente la vita, ma vale anche per i pastori tedeschi o per i cani più grossi,
La tizia, quando siamo andati là, la signora che aveva lì l'allevamento, mi ha parlato di situazioni abbastanza angoscianti, tipo che ci sono persone che hanno riportato il cane dopo 3-4 annetti perché non riuscivano più a vivere dal momento in cui il cane si era affezionato a un membro della famiglia ed era diventato ossessivo e possessivo su quel membro lì, quindi sul membro del membro della famiglia. Quindi qualsiasi cosa si avvicinasse, qualsiasi persona si avvicinasse a quella persona lì era un ringhiare, mordere e aggredire, perché non l'avevano addomesticato, non l'avevano addestrato, non l'avevano cresciuto bene, l'avevano un po' viziato, e questo era partito col suo carattere. E poi lì diventa impossibile vivere, perché quando è una bestia di 65 kg con delle zanne lunghe così che ti ringhia e ti abbaia contro per ogni cosa che fai, e ce l'hai in casa, è un'arma, capite? Perché poi uno non ci pensa, ma gli animali, soprattutto se sono così grossi, sono armi, cioè sono bestie, non sono pupazzi, giocattoli. Poi noi ormai siamo abituati ai video sull'internet del cane che lecca il bambino nel mentre che sta guardando la televisione e, non lo so, sta spingendo un gatto sull'altalena, facciamo aaaah! Però non è così, la vita vera non è quella. Ma le volpi, ma cosa cazzo c'entrano le volpi adesso? Sono molto carine. Horror in VR, te lo chiedo sempre ma non rispondi mai. Ma t'ho risposto anche la scorsa live, mi viene il vomito. Adesso la prossima live richiedimelo ancora. Ah, se no diventano cani solo paurosi, rischi che lo stesso... Una testimonianza di uno che non ha saputo gestire un lupo, un disastro. Stava per perdere la testa di un... Prendere la testa di... Non fatemi ridere a quest'ora, ragazzi! Stava per prendere la testa di un bambino in bocca appena entrato dal cancello perché non c'era il padrone a prendere il bambino. Ah, il padrone doveva prendere il bambino. Il padrone del bambino doveva prendere il bambino per salvarlo dal cane che altrimenti gli azzannava la testa in bocca? Non sto capendo. Cioè, se il padrone non andava al cancello a prendere la gente e apriva... Perché entrassero da soli li attaccava. Ah, ok. Adesso è tutto molto più chiaro. Certo che lo so, Marco. Lo so benissimo. I pastori tedeschi soffrono di displasia, soffrono di tante cose. Ma non c'è una razza di cane, una, che è sana. Questo discorso l'ho fatto mille volte. Ogni volta che si sceglie il cane, dice voglio prendere quel cane lì, quella razza lì, si va a cercare quella razza lì e ti dice ma questo soffre di quello, ma quest'altro soffre, ma sto cazzo ce lo mettiamo in mezzo, voglio un cane, scelgo il cane che mi piace, se il cane si ammalerà lo curerò e lo tratterò con dignità e come deve essere trattato. Sti cazzi, cioè se no è finita, se no non prendiamo più nulla e basta. Quello non respira, quell'altro caga sassi, l'altro si rompe le gambe. Vabbè, ragazzi. Io lo addestrerei per attaccare qualsiasi forma umana. Fox Demon. È un bulldog francese, è un problema con le zampe, ha mille robe, ogni giorno una nuova. Anch'io sono malato, non mi prenderesti mai? Daxine, a te ti abbiamo già preso, che non lo sai ancora. Beagle bellissimo. Beagle è molto bello, sì. Il mio pastore soffriva di determinate... di dermatiti bruttissime, era una guerra con l'alimentazione per contenere queste dermatiti. Minchia, che due coglioni. Il pitbull di un camorrista ha quasi ucciso mia sorella di 4 anni azzannandola al ventre. Ma... fate qualcosa. Ma perché di un camorrista? Proprio c'era scritto pitbull di un camorrista sulla targhetta? Fate attenzione là fuori comunque, pieno di camorristi. Golden Retriever, certo. Addestrerei a giocare gli horror al posto tuo. Ottimo. Non sono i cani il problema, ma i padroni. Sì,
Però ci sono cani più impegnativi di altri. Ci sono razze canine che sono più impegnative. Infatti, quando si va a fare l'addestramento, si addestra il cane, prima di addestrare il cane si addestra il padrone. Perché deve abituarsi l'uomo all'animale. Perché l'animale è animale e più di tanto, più di tot, non potrà mai fare. Però sì. La mia vecchia cagnolina... Non mi raccontate le storie, ragazzi, mi viene da ridere. Io già parto col sorriso. Aspettate. Ma non, allora, fermi, non lo faccio con cattiveria. Piccola premessa. Se qualcuno di voi si sente offeso, non lo faccio con cattiveria, non ci posso fare un cazzo. Se leggo una cosa distinto, a volte rido. Non ci posso fare niente. Non ho nulla contro di voi e mi dispiace se sono storie pesanti e tristi, ma di primo impatto ride. Non ci posso. L'altro giorno abbiamo visto una camionetta con una ruota scoppiata, ribaltata di lato. Mi sono sganasciato per 10 minuti mentre ero in macchina, sembrava un pazzo. Non posso farci niente. Sono fatto così. Non ci posso fare niente. Ognuno ha il suo carattere, esatto. Sta ancora venendo in mente la camionetta. Perché c'era il tizio fuori così, che guardava la ruota. Non so come... immaginatevi un camion, le ruote del camion, le quattro ruote, le sei ruote, quante cazzo di ruote c'ha un camion. Una ruota è scoppiata e il camion era messo per era proprio storto così. Ed era in mezzo alla corsia. Durante il sorpasso, vedevi la scena, c'era proprio questo, che era proprio, lo vedevi che era un lavoratore che non dormiva da circa 3 giorni, così, che stava cercando di capire come risolvere il problema, ma era irrisolvibile perché c'era un camion di 4 tonnellate incastrato come un mattoncino dell'ego dentro il pavimento, con una ruota scoppiata e 4 metri di gomma sparsi tipo lumaca schiacciata per terra. Era impossibile da risolvere, però mi ha fatto ridere, cioè, la scena era veramente ilare. Grazie a Andrex Ruth Valhalla, lo dovevi aiutare, non avevo tempo. Non ci avevo cuore. No, ma sicuramente chiamato chi di dovere. Come dovevi bucargli l'altra? Si è sempre detto che vedono in bianco e nero, invece sono daltonici, tipo. I camionisti? Sì, sì, è vero, sono daltonici, sono tutti daltonici. Bestiacce, fate i bravi, fate i buoni, noi ci vediamo domani alle 21.30 con Cry of Fear. Siateci, mi raccomando, sarà una bella esperienza. Forse lo concludiamo, non lo so. Quindi Horror Night, poi abbiamo con Andrea The Rising, che non mi ricordo se è quello il nome, un gioco, siateci giovedì ragazzi perché è veramente figo, ricominciano le Indie Night perché sta uscendo qualcosa di interessante, è un gioco indie, stile Diablo isometrico, survival, horror, vabbè, c'è l'ambientazione horror perché parla di vampiri, però... Vabbè, parla di vampiri, detto ciò non venite in live perché i vampiri fanno cagare, buonanotte, ci vediamo domani.